Vince l'Omegna, che riscatta così la sconfitta di Bianzè e si riporta al secondo posto, seppur in coabitazione con il Consato. Vince 2-0 la formazione rossonera e rosicchia anche due punti alla Fulgor Valdengo. Vince contro un ponderano ostico e combattivo. Andiamo in cronaca e all'ottavo Elka mette in mezzo un pallone che attraversa tutto lo specchio della porta. Dalla parte opposta arriva Perini, la cui conclusione è respinta da Filopandi con la schiena. La partita stenta a decollare e bisogna attendere al 22esimo quando i padroni di casa ci provano sull'asse Lipari-Elka. Lipari crossa rasoterra, Elka interviene in scivolata ma la palla si perde sul fondo. È un ponderano ben messo in campo e disposto al sacrificio, quello voluto da D'Ambrogio, e l'Omegna fatica a venire a capo di un avversario tosto che non concede un centimetro agli attaccanti rossoneri. Al 39esimo l'Omegna andrebbe anche in gol con il giovane Corsico, ma l'arbitro annulla per un fuorigioco di Elka che aveva messo in mezzo il pallone dopo una respinta del portiere. Pitarresi, un minuto dopo, respinge in angolo un rasoterra in diagonale dello stesso Elka. Un minuto prima del riposo, Cabrini gira alto un traversone dalla destra di Valsesia. Omegna che anche nella ripresa fatica a scardinare l'ottima difesa della formazione biellese e che allora ci prova con le palle ferme. Al 16esimo Valsesia esplode un velenoso rasoterra che Pitarresi allontana come può. Il ponderano risponde in velocità e al 19esimo a quadro spaventa la retroguardia rossonera. Il suo tocco sotto in diagonale si perde a lato di poco. L'equilibrio si sblocca al 29esimo ed è Elka a punire Pitarresi. Il bomber rossonero, autore di una doppietta in Coppa Italia mercoledì, si gira in un fazzoletto e beffa il portiere ospite, complice anche la deviazione di un difensore. Al 41esimo Lipari, dopo una travolgente azione di Elka, prova il destro a giro, palla fuori di un niente. Al 44esimo è Borella a salvare il risultato. Il portiere rossonero respinge la girata a colpo sicuro di Novella. Ponderano tutto in avanti, portiere compreso, nella finale e al 49esimo Cabrini, appostato sulla linea, allontana un colpo di testa in mischia, sempre di Novella. Riparte l'Omegna in contropiede ed Elka, nonostante il tentativo di recupero di Pitarresi, riesce ad insaccare il pallone che vale il 2-0.